guardi che io non l'ho convocata per parlare di suo cognato. Allora state perdendo tempo. Lo state facendo perdere pure a me. È stato Yasir. Perché non le fate a lui tutte queste domande? Ancora? Allora non ci siamo capiti. A me interessa parlare del mobilificio. Il suo cognato non ci lavora. Perché ci lavora? Ma sì. E allora se ci lavora magari usate lui per pagare le rate del pizzo. La nostra azienda è tutto quello che abbiamo. Secondo voi è possibile andare avanti nella nostra zona senza pagare? Ma quindi lei conferma? Ah, bene. Molto bene. E allora mi dica un'altra cosa. È sempre suo cognato Yasir a tenere i contatti con gli estorsori? Risponda. Risponda pure, signor Colantuono. Pago io, personalmente. Potete controllare nel mio conto, se volete. Quello non vuota niente. E io i miei soldi, non vuota niente, non glieli metto in mano. Solo mia sorella ci è cascata, l'ha pagata. E se fosse innamorata? E anche lui? E con questa storia non c'entrasse proprio niente, a questo ci ha pensato? È un immigrato. È stato in galera. Frequenta brutta gente. E chi altro può aver commesso questo massacro? Qualcuno che ce l'ha con la vostra famiglia? O magari qualcuno della famiglia che non sopporta certi atteggiamenti? Che ragionamento è questo? Quando c'è di mezzo l'odio i ragionamenti non si fanno. Mi spiegate che state insinuando? Là dentro c'era pure mia madre. E avete visto che fine ha fatto? Ma potrebbe essere che magari voi stavate discutendo per Yasir. Sua sorella l'ha difeso e tutto ha degenerato. Con tutta la gente che viene a portare malattie e delinquenza, voi ve la pigliate con uno come me. La mia famiglia è in lutto. Io ora dovrei stare con mio padre, non qui. Fino a prova contraria è in lutto anche suo cognato. Si tenga a disposizione. Ora può andare.